Benvenuti in questo nuovo video e adesso la sigla. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Benvenuti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video dedicato alla cura dei capelli, dedicato alla cura, alla salute e alla crescita veloce dei capelli. Ho deciso di fare questo video perché per mettere un pochino in guardia chi come me è alla ricerca di prodotti miracolosi tra virgolette per far crescere i capelli più velocemente. Ho deciso di fare questo video appunto per magari aiutare a non incappare nel mio stesso errore quelle ragazze, ma anche quei ragazzi che magari sono alla ricerca di un prodotto per la crescita dei capelli, per la cura dei capelli, e incappano anche loro in questo miracoloso prodotto, che di miracoloso non ha nulla, e mi riferisco a questo, linfa di betulla. La linfa di betulla sulla carta promette di far crescere i capelli, di far crescere i capelli in modo veloce, promette anche di essere molto utile contro la caduta dei capelli, quindi stimola la crescita e la ricrescita dei capelli, molto utile per chi soffre appunto di caduta dei capelli eccessiva. Ma vado un pochino a leggervi l'inci di questo pseudo rimedio naturale. Betulla, linfa di betulla, alcol, e già qua abbiamo l'alcol al secondo posto, e col senno di poi avrei dovuto capire che un prodotto contenente alcol al secondo posto è un tantino aggressivo per i capelli, un tantino aggressivo per la cute. Chi vende questo prodotto spiegava che l'alcol, perché appunto l'alcol è un ottimo vettore, quindi un ottimo veicolante, appunto perché stimola, apporta calore al cuoio capelluto lì dove andiamo a fare il massaggio, e quindi stimola la circolazione del sangue. La circolazione del sangue dovrebbe fare molto bene ai bulbi piliferi e quindi stimolare la crescita dei capelli, aiutare a prevenire la caduta o perlomeno a contrastarla, anche se a parere mio ci sono altri oli vettori. Invece dell'alcol possiamo usare un altro vettore per appunto stimolare, apportare calore alla nostra cute, quindi stimolare l'afflusso di sangue. L'alcol sì, però l'alcol sulla cute secca parecchio, è molto aggressivo. Poi continuiamo, urtica di Otatta, quindi urtica, rosmarino, olio essenziale di rosmarino, Gene Purus Communis, anche questo è un olio essenziale, olio essenziale di salvia, acqua di salvia, quindi infuso di salvia credo, olea europea extract, quindi estratto di oliva, Clementis Vitalb extract, non so cosa sia la Clementis, Simpitum officinale extract, questa sarebbe la, non so che pianta sia nemmeno questa. Poi c'è il limonene e l'inalol. Il limonene e l'inalol sono i conservanti e hanno due bollini rossi, quindi se andate nel bio dizionario li trovate con due bollini rossi. Componenti naturali di oli essenziali, lozione con ingredienti d'agricoltura biologica controllata, quindi perlomeno gli ingredienti sono biologici. A dirla tutta, a parte l'alcol e i conservanti, gli ingredienti che contiene sono molto buoni, sono bio e sono prodotti che fanno bene comunque alla nostra cute, fanno bene ai nostri capelli, come appunto la salvia, l'olio essenziale di rosmarino e le altre, e gli altri estratti delle varie piante. Però come abbiamo detto contiene alcol e già questo lo rende aggressivo.
Poi, come vi stavo dicendo, quando in una delle mie tante ricerche di prodotti che stimolassero la crescita dei capelli, perché li volevo lunghi e li volevo subito lunghi, ora ho capito che nella vita, come tutte le cose, anche nella crescita dei capelli ci vuole pazienza, perché ci vuole il suo tempo. Quindi sto prendendo questa mia seconda crescita dei capelli, dopo averli tagliati l'anno scorso, la sto prendendo con più calma, con più tranquillità e con più pazienza, e stanno crescendo assolutamente senza che io usi nessun trattamento per velocizzare. Mi limito a curarli, a coccolarli, a non usare cose aggressive. Stanno crescendo bene. Infatti, lo scorso giugno è stato l'anniversario del taglio dei capelli, li ho tagliati verso fine giugno, quindi sono circa un anno e un mese, e in un anno e in un mese non ho spuntato assolutamente, perché le punte stanno più che bene. Spunterò a fine estate. E sono cresciuti tantissimo. Ho misurato l'altro giorno, quando ho fatto l'ennè, ho fatto anche la misurazione dei capelli, e erano arrivati quasi a superare i 70 cm. Quindi in un anno e un mese ho preso tanti tanti centimetri, sono cresciuti tantissimo, limitandomi alle mie cure, quelle che ormai sono cure, come dire, sono cure già sperimentate, già testate largamente. Comunque, tornando al discorso del video, anni fa, quando cercavo appunto prodotti che mi facessero arrivare subito al metro e passa di capelli, sono incappata in un forum, credo che fosse o un forum o un gruppo Facebook, dove appunto si parlava della cura di capelli, e veniva nominata questa linfa di betulla, dove dicevano che questa linfa di betulla, oltre ad essere una panacea per la calvizie, quindi prometteva anche di aiutare chi soffriva di calvizie a contrastare la caduta, e anche a favorirne la ricrescita. Allora, ammesso e non concesso che potesse funzionare contro le calvizie, su questo ero molto dubbiosa, sono molto dubbiosa, ma non mi pronuncio, perché a me non interessava per le calvizie, perché fortunatamente, ringraziando a Dio, di capelli ne ho che sufficienti, ne ho tantissimi. A me interessava la parte dove dicevano che appunto masseggiare tutti i giorni il cuoio capelluto con questa lozione di linfa di betulla stimolava la crescita dei capelli, quindi avremmo avuto una super crescita mensile. Invece di crescere 1-2 cm, avremmo avuto 3-4-5 cm di crescita mensile. O che volete, quando uno ha il tarlo alla fissazione di avere capelli lunghissimi, anche se il cervello dice ma è una stronzata, non possono crescere 5 cm al mese, ma il cervello ti dice una cosa, però tu tendi a zittire quella vocina, perché comunque dici vabbè, provare non costa niente. No, costa, perché questa lozione l'ho pagata all'incirca 11 euro più spese di spedizione ai tempi. Credo di averla presa 3-4 anni fa. Quindi l'ho pagata anche abbastanza. Se riuscite a vedere, ne ho utilizzato una buona metà, infatti non è finita e credo che non la finirò. La tenevo lì nel mio cassetto dei prodotti per capelli. L'altro giorno, facendo un po' di pulizia, sistemando un po' il mio angolino dei prodotti per capelli, ho ripescato anche questi, ho deciso di fare appunto questo video. Come vi stavo dicendo, acquisto questa lozione di linfa di betulla, speranzosa di avere, non dico 5 cm di crescita, però speranzosa di arrivare ad avere almeno un 4 cm, 4 cm di crescita mensile di capelli. E tutta fiduciosa, pago profumatamente la mia lozione, l'ho pagata sugli 11 euro più le spese di spedizione. Quando arriva comincio a provarla, e non solo la comincio a provare su di me
per far crescere i capelli, ma decido, convinco mio marito che ha pochi capelli, è un po' stempiato, quindi convinco mio marito a provarla anche lui, non si sa mai che riusciamo a fargli ricrescere i capelli dove sono scappati, lì dove non ha più capelli, e la provo anche su di lui, così faccio questo doppio esperimento, provarla sulla mia crescita dei capelli, io che non ho problemi di calvizie, fortunatamente che non ho problemi di caduta eccessiva dei capelli, e provarla su di lui che sta perdendo, che ha perso parecchi capelli. Quindi iniziamo la sperimentazione. La sperimentazione consisteva, cioè l'uso di questa lozione consisteva in applicarla tutti i giorni, quindi ha il contagocce, come potete vedere ha un contagocce abbastanza grande, ha un buon profumo, questo lo devo dire, anche a distanza di anni ha un buon profumo, più che una lozione per capelli sembra quasi un profumo. Comunque, con questo contagocce applicare il prodotto, prima dobbiamo shakerarlo, dobbiamo mescolarlo bene bene, quindi dobbiamo agitare il flacone, poi col contagocce prendiamo un contagocce pieno di lozione, l'applichiamo sulla cute e poi andiamo a massaggiare per un bel periodo di tempo, 10-20 minuti di massaggio al cuoio capelluto, che già il massaggio in sé fa benissimo. Poi la pozione, contenente alcol, va appunto a stimolare l'afflusso di sangue. Io tutti i giorni, con una santa pazienza, applico la mia pozione, la mia linfa di betulla sulla cute, vado a massaggiare, l'applico sul cuoio capelluto di mio marito, vado a massaggiare. Lui lava i capelli tutti i giorni, lui facendo un lavoro dove vola tantissima polvere, lui fa bagno completo, doccia, shampoo completo tutti i giorni, quindi a lui l'applicavo la sera dopo che si era fatto lo shampoo, e lui la teneva tutta la giornata dopo fino alla sera dopo, quindi la teneva 24 ore e poi li lavava i capelli. Io applicavo questo preparato, questa lozione sui capelli, massaggiavo ogni giorno l'applicavo prima a me, poi l'applicavo a mio marito, facevo il massaggio a me, il massaggio a mio marito, lui la lavava via ogni 24 ore e poi gliela riapplicavo, io invece la lavavo via quando facevo lo shampoo, quindi la lavavo via ogni 4-5 giorni, quindi io l'applicavo ogni sera, però la lavavo via ogni 4-5 giorni, quindi è stato un esperimento simile e diverso. L'applichiamo per un paio di mesi, non sembra, però dura parecchio, perché comunque un contagocce di questo qua applicato, la pozione, perché la chiamo pozione non lo so, la lozione dura parecchio, perché comunque, come vedete, metà, ne ho usata una metà. Comunque applichiamo questa lozione ogni santo giorno, massaggiamo ogni santo giorno per circa due mesi. Io non noto nessun risultato, i miei capelli crescevano quell'1-2 cm al mese, hanno continuato a crescere quell'1-2 cm al mese. Unica cosa era che la mia ricrescita era molto visibile, cioè quando applicavo l'enne dopo pochissimo la ricrescita si vedeva subito, perché appunto il prodotto contenente dell'alcol molto in alto nell'inci andava a sciogliere l'enne, l'effetto dell'alcol scioglieva, faceva un pochino da solvente, quindi scioglieva l'enne e quindi la ricrescita bianca si vedeva dopo pochi giorni dall'enne, perché non era la ricrescita in sé, ma era l'enne che veniva tirato via da questa lozione. La cute cominciava a seccarsi, perché appunto contenente alcol, cominciavo a sentire la mia cute un po' secca. Fortunatamente, applicandola solamente sul cuoio capelluto, l'alcol non andava a seccarmi le lunghezze, perché comunque veniva applicato solamente sul cuoio capelluto, ma la cute
cominciava un pochino a soffrire, perché comunque la cute è, anche se contiene tante cose benefiche, nel suo contenere alcol mi stava cominciando a seccare la cute, non vedendo risultati, perché dopo 2 mesi tu ti aspetti almeno un minimo di risultato, se non vedi un pochino di crescita più veloce, però magari ti aspetti di avere delle radici più forti, una cute più sana. Invece al contrario, cominciavo ad avvertire prurito, cominciavo ad avvertire cute secca. Dall'altro lato, mio marito, le parti dove mancavano i capelli, senza capelli erano restate. La caduta, la sua normale caduta di capelli che aveva è restata, quindi la lozione non ha arginato nemmeno la caduta di capelli che aveva. Quindi alla fine, dopo questi 2 mesi di prova, di utilizzo tutti i santi giorni con una santa pazienza, abbiamo mollato, quindi abbiamo detto no, su di me non ha funzionato. Su di me non ho notato nessuna crescita veloce, su mio marito non ha funzionato, dove mancavano i capelli pelato era, pelato è rimasto, quindi non gli sono ricresciuti i capelli, non gli si sono fortificati quelli che gli sono rimasti, quindi i capelli che aveva non sono diventati né più forti, né più lucidi, né più brillanti, no. Come erano, così sono rimaste. Alla fine l'unico beneficio che abbiamo avuto è stato quel massaggio che facevamo tutti i giorni, quel massaggio che, se da una parte faceva bene comunque alla nostra cute, ai nostri bulbi, alle nostre radici, dall'altra parte l'alcol dentro al prodotto andava a seccare la pelle della cute. Andava a seccare la cute della nostra testa. Quindi dopo circa 2 mesi abbiamo abbandonato. Io l'ho messo lì in un angolino, non l'ho buttato, sinceramente non so perché non l'ho buttato, perché io tendo un pochino a conservare tutte le mie cosine, tendo un pochino a tenerle da parte, però come vedete è ritornato utile conservarlo, perché ci ho fatto questo video. È stato quindi un acquisto sbagliato, è stato un acquisto inutile, perché io l'avevo appunto acquistato per far crescere più veloci i capelli, lo provavo sul mio marito per vedere se anche lui potesse averne un beneficio, visto che questa lozione viene venduta appunto anche come rimedio contro la calvizie, quindi viene venduta un pochino come miracolosa nella crescita e ricrescita dei capelli. Su di noi non ha funzionato, può darsi che su altre persone funziona, però su di noi non ha funzionato. Quindi questo è stato uno dei tanti prodotti flop, prodotti inutili, che ho acquistato nell'arco dei vari anni in cui mi sono dedicata alla crescita dei capelli. L'ho pagata 11 euro più spese di spedizioni, quindi nemmeno tanto poco, perché fra il prezzo suo e le spese di spedizione sono più o meno dai 5 ai 6 euro su quasi tutti i siti che vendono prodotti, su quasi tutti i siti online. Comunque questo è un prodotto che non ricomprerò mai più, sicuramente a breve lo butterò anche. Come vi ho detto, l'unica cosa buona di questa lozione è appunto il profumo, è molto buono. Anche gli ingredienti, al di là dell'alcol e dei conservanti, gli ingredienti, il rosmarino, la salvia, l'estratto di oliva, sono cose molto buone, quindi sono cose che non fanno male, però non ti portano nemmeno ad avere il risultato che questo prodotto ti promette. Molto probabilmente, come vi ho detto, mi è servito conservarlo perché ci ho fatto questo video dove spero di poter aiutare qualcuno a non cadere nell'incauto acquisto come sono caduta io. Quindi mi è stato utile conservarla, però penso che la butterò. Magari posso usarla come profumazione per la casa, a mo' di olio essenziale per profumare la casa nel bruciatore. A mo' di olio essenziale ne metto qualche goccia nel bruciatore, così da profumare la casa, perché come ho detto il profumo è molto buono. Mi scazza moltissimo buttare 11 euro più spese di spedizione nella spazzatura,
e magari posso riciclarla appunto come profumatore dell'ambiente, magari ne butto due goccine nell'acqua del water per profumare anche il bagno, perché come ho detto è molto profumata, ha un buonissimo odore. Che altro dire? È un prodotto che vi sconsiglio, è un prodotto che su di me e su mio marito non ha funzionato, è un prodotto che comunque ha un suo costo e secondo me non fa ciò che promette, quindi è una cosa, è un prodotto, una lozione che vi sconsiglio. Io per non buttarla la utilizzerò, come vi ho detto, molto probabilmente la utilizzerò come profumatore d'ambiente, magari non la butto, però pagare un profumatore d'ambiente fatto così sul momento 11 euro è un pochino molto salato. Il mio video finisce qua, spero che possa tornare utile a non farvi appunto incappare in un incauto acquisto come purtroppo ahimè è successo a me, e vi saluto, spero di non avervi annoiato troppo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!